Signore e signori, siamo a Sant'Arcangelo e non investo in questo lugar. Signori, investirò qualcun altro. E oggi vi porto un pochino dentro qua, dentro questo bel borghettino. E però vi volevo portare a Verucchio, quindi faccio da un borgo all'altro, giro molto 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 semplice. Giro qua a destra, questa è una delle piazze. Ma che voce c'è la signora qua, mi farò passare. Ci siamo sopra. Voilà. Ce la faccio. Yes. La signora è appena rovinato la salita sui gradini miei preferiti. Adesso vi porto qua dalla zona 1. Poi più avanti c'è addirittura le grotte, potete fare la visita alle grotte sotterranee del Sant'Arcangelo, fighissimo. Qui un bel ristorantino costicchia un po', qua sono in contromano ma salgo su in maniera romantica, a parte le macchine un po' meno. Andiamo, andiamo, si sale. Sembra un po' tira e qua aumenta anch'io il frullino. Issa. Ecco, ci stiamo addentrando verso la parte più intrigante di Sant'Arcangelo. Invece qua giro, poi dopo tornerò giù da qua, va. Ecco, vedete laggiù, a parte il cane che mi morderà, i gradinini, sto giro non c'è la vecchia, per cui dovrei passare. Oggi è 3 febbraio, temperature bassa ma con sto sole si schioppa dal caldo. Allora, per questi gradini scalo e vado. Regolari. Battito 145. Potrei continuare dritto, ma siccome sono un diversamente pigro, girerò qui a destra dove i gradini sono un po' più alti e quindi se ce la fate ad arrivare in fondo vincete il campanone, questo bel campanile qua, e siete in cima a Sant'Arcangelo. A questo punto riscendiamo un attimo da sti gradini. Ciao. Non mi ha morso. Andiamo fino a questi. Giro a destra. Vedo un po'. Torno più o meno dove ero prima. E se non c'è nessuno, mi ammazzo giù con altri gradini. Non fate intemorire che non vedete dove va la bici, sono i primi due e poi via. Momenti perdo il Garmin e adesso me ne vado a prendere un altro sentiero. Ed eccoci, sono qua, sono entrato nel parco lungo l'Uso e prendo subito una deviazione qua. Oh, capitano, già sbagliato color fango, guarda qua, un uso un po' troppo usato, è marrone, non è come il Danubio blu che comunque se andate a vederlo è uguale di colore, marrone cacca. Facciamo questa salitina che
se fosse un po' bagnata, cioè quei cazzo di tronchi fra un po' in salita che sono bagnati ci sguilla. Ah, noi passiamo a lato, non è neanche tronco, è pietra, un bel ramo all'occhio, ecco qua, e rientriamo nel pezzo di parco. Qua potete pascolare col cane, non c'è mai nessuno, quindi state veramente in pace. Questo sgambettodromo potrei continuare dritto, ma vi volevo portare sulla collina e quindi mi impugno qui dentro. L'ho raccolto su una foglia, vedete, non so se si vede adesso, ma potete rivedere la torre dove ero su prima, tra un albero e l'altro, lassù. Bene, qui un attimo di pace. Ah, cazzo ragazzi, che giornate, oh! Ah, stai da Dio, roba che mi abbruzzo anche. E adesso girando a destra c'è questa bella salita in mezzo ai cipressi. Per di nuovo, i cipressi sono un po' sinonimo di cimitero, però vabbè, noi siamo positivi dentro e quindi facciamo finta che sia un albero come un altro. Due donzelle in discesa, che non ce ne andiamo su. Bene, buondì. Ciao. Ecco, qui potete vedere un pochino più di panorama. Questa è la salita che finisce al convento. Allora, non mi porto con me con tutta la salita, non vi voglio far fare tutta questa fatica, ma volevo far vedere che ci si apre la vista qui a sinistra, sempre su Sant'Arcangelo. Al di fuori delle mura, cani all'orizzonte, andiamo. Sono sul convento, sto discendendo, devo far vedere nuovo lo scorcio di Sant'Arcangelo, fuori dalle mura, e intorno dove ero prima. Guardate là, giù in fondo ci sarebbe anche il mare. Vabbè, scendo giù, in realtà per scendere giù, torno di nuovo lungo uso, ci sarebbero tre pistini belli da fare, da ammazzarci, ma ancora c'è troppo fango, meglio evitare di farsi male. Ve li faccio vedere un'altra volta, siamo un tom tom. Questo è un tratto del lungo uso, carino. Qua a sinistra sono tutti cachi, quando vedete la stagione giusta è tutto arancione, spettacolare. Qua a destra abbiamo un sacco di acqua che di solito non dico che è asciutto, ma quasi. Andiamo un po' contro sole. Adesso qui continuo per un po' questa bella ciclabile. Là andiamo verso direzione Appennini, anche se non ci arriverò, ma la direzione giusta da questa parte, a Frappè, e dal lungo uso a Lungo Marecchia. Questa ragazzi è la nostra mitica ciclabile che va da Rimini fino a Nova Feltria su due sponde del fiume, una figata. Chi ama la pianura come non sono io, è bella. Oh, guarda qua, solitario, non c'è un cane, neanche il cane, guarda che roba. Bene, bene, proseguo lungo questa ciclabile, vado verso la neve che non c'è più. Attenzione, siamo un famosissimo parco che ha tolto addirittura tutta l'insegna e andiamo a fare un'esperienza sensoriale. Esco un attimo dal tracciato, salgo, cavallo,
spontaneo, prima volta che la vedo. Ho passato tipo mille volte. Hai visto? Attenzione ragazzi, se avete paura del buio non venite, claustrofobici non venite. Attento, guarda che emozione, sono fuori dal tunnel la del divertimento. Occhio che qua si ruzzola. Vabbè, ci facciamo anche questo tunnel. No, che c'è il cane. Quindi attenzione, esperienza sensoriale, si dovrebbe fare più di nudi, è ben cambiato, adesso c'è il prato qui. Vedete, stabilizzato grosso, c'è scritto. Poi cambiamo percorso, vedete, questo è lastricato che diventa roccia brutta, roccia più piccola, altro lastricato. Guarda che roba, immaginate di fare a più di nudi, sassolini affondabili, e terminano poi con altri sassolini. Qui si affonda proprio di brutto. Roba, che classe. E qui cambia ancora, gran disastro cosmico. Altri sassi, e vado e ti vi dirò. Torno un attimo indietro, sentiamo una scalatina a bici lenta, vediamo, state con me, vediamo dove è il tratto più ripido, forse qua dovrebbe passare il cazzo, c'è il buco, porca miseria, ci passo del buco di sotto, vediamo se riesco a passare da qui, vediamo se cado, c'è il buco, riparto, vale, via, vediamo se ce la facciamo. Merda, che muro! Capotto! Pizza! Maremma santa! Non male, via! Scendiamo! Altra ciclabile! Andiamo a vedere dove riusciamo a prendere il vero gruppo! Signore e signori, attenzione! Stiamo per arrivare alle cascate di Ponte Verucchio! Ancora no, c'è il vecchio sentiero qua a sinistra, ma proviamo ad arrivarci da sopra. Attenzione, tenetevi forte dall'emozione, non esagerate, che il Niagara ci fa un baffo qua. Allora, questi spolverini che vi servono al posto del Swiffer. Guarda quanti se ne è qua. Allora, c'è il ponte, ma noi guarderemo. Dio, che fanga, il cazzo, aspetta, ci provo lo stesso ragazzi, attenzione là, chi è? Beccati sta cascata, namado. E poi ragazzi, lassù c'è Verucchio, è un po' nascosta dagli alberi, ve la farò vedere meglio. Boh, proseguo! Attenzione, ecco voi, ci si apre il panorama su Verucchio e fra poco saremo lassù in cima, forse proprio non tra poco. Signore e signori, abbiamo lasciato la strada giusto per attraversare la Marchese. È iniziata la salita, adesso ancora niente di che, ma sarà un po' in perdita fra un pochino. Ci godiamo un po' questo sole in faccia, un po' di foglioline, un po' di sassolini prima di girare e farci un po' di ripidino. Eccoci qua, qua comincia il primo tratto New Rent, un po' disconnesso qui, scalo,
e ce la prendiamo con comodo. Allora, andiamo con calma. Vi dirò che pensavo anche peggio, non c'è fango, non ci sono neanche troppe rocce, abbastanza, dai, quindi si va senza troppo patema, via. Le ultime parole famose, cazzo un Cristo. Va bene, adesso per un pochino e così appena giro per l'altro tratto torniamo in diretta. Eccoci, sono proprio alle pendici, si vede sulla rocca. Adesso c'è questo albero, mazza qua che casino è. Ci hanno fatto pure il gradino di scolo, via. Un po' di merdina c'è alla fine, ma non va male. Ale, preso il sentiero a San Francesco. Qui grazie, molta pazienza. Mettiamoci anche la 50, si va, mette su, spero si veda un pezzo di rocca. Ancora c'è una bella scalata da fare, eh? Questa è una bella pugnetta. Però questa è la mountain bike. Oddio, oggi rimpiango le elettriche, vi dirò, mi sa. Non sono così arzillo, eh. Oh, maremma. Adesso qua si fa un po' più sassosa. Oh, vediamo un po', speriamo. Oh, maremma santa. Non riesco a parlare oggi più tanto, ragazzi. Non vi posso far ridere. Porca puttana, com'è? Che fatica! Marisa! Oh, dov'è che si gira qua? Ecco, mi sono perduto. Mi sembrava non qui. Aspetta, dai, ragazzi, vediamo. Sì, sì, qua. Su, su. Non mi ricordo, provo a scendere. Che è la scusa per riposarmi. Ah sì sì, qua, porca vacca. Bene, sale ancora, signori, ci risentiamo fra un po'. Ecco ragazzi, vedete Verucchio qui davanti a me, la rocca, che potevo rendere le cose facili, andare diritto qua, e invece va attaccato al cazzo. Giro di qua e vi faccio fare una bella faticata. Aspetta che prima raggiungo il punto. Allora ragazzi, quando vedete sta casetta, c'è l'acqua, ma c'è anche, scavo tutto, una scalinata che non ce l'ho fatta per anni a farla fino in cima. Oggi non sono proprio in forma, però ci proviamo. Speriamo non sia troppo scivoloso. Sono tutti sti cazzo di gradini. Oddio. Vale. Non andate troppo a manetta all'inizio perché ragazzi è lunga. E c'è sempre da dare sta ruotata e il colpetto. Oh, che fatica. Porca Marianna! Momenti, cado. Non è ancora finita. Forza Storino! Ci ho battito mille. Ultimo gradino. Adesso sale. Mamma, riesco ad andare avanti. Continuiamo il battito. 176. Però ce l'abbiamo fatta, ragazzi.
ci vediamo quando mi sono scesi i battiti. Ciao. Allora, eccoci qua, cagnolino, una delle porte. Sera, siamo dentro Verucchio, ma siamo dall'altra parte, quindi stiamo ancora andando verso la rocca. Devo stare attento che è doppio senso, ma che figata, eh? Di solito rivengo sempre dall'altra parte, sto giro per vedere se ci si apre un attimo il paesaggio. Esatto, eccoci qua la rocca. Guardatela, un po' di rami davanti, però è lì, è là, la faccio vedere, attenzione, oh, porca miseria, sempre nascosta ie, e ce la vedremo diversamente. Adesso scendiamo da qua, un po' di anticherie, che roba, bellissimo, veramente carina Verucchio. Poi vi porto nel paesino, prima salgo la rocca e poi vi porto al paese. Macchina, stiamo arrivando alla piazza principale dietro questa bellissima Saxo. Eccoci qua, questa è la piazza, fate che mettetela così, ma più che altro adesso vado su, quindi si passa da qua, si gira dietro questa Mercedes, il punto proprio di riferimento, vedete il ristorante alla rocca, panorama sul mare che oggi non si vede, quindi si sale qui, in un cima, dovete stare solo in occhio, c'è una pezzo che si stringe, dove c'è, ecco, questo arco qua, se arriva una macchina non è un bel incontro, anche perché loro non vi sentono e voi ci siete andati, la sentite contro un femore, contro i denti, dopo dovete solo decidere dove sentirla. Sali, niente di che, non è che sia il 20%, si sale bene, tranne quando è un po' bagnato che scivolosa. Dopo ci addentriamo dentro, adesso ce ne andiamo prima su, c'è questo ultimo torrentino da spingere un attimo. Che è panoramico, c'è la terrazzina e teoricamente, peccato che c'è foschia, ma laggiù ci sarebbe il mare e non si vede e vaffanculo, per cui noi cosa facciamo? Giriamo la bici, saliamo di nuovo su. Allora, qui adesso vediamo un attimo, si salirebbe al castello che è carino, come vedete oggi è chiuso, come si dice, però è carino da visitare, tra l'altro c'è una bella giornata, vedete dei panorama proprio della Madonna sul mare o comunque verso San Marino.